Sostituzione degli infissi, cappotti termici, installazione di pannelli solari e caldaie a condensazione. Questi alcuni degli interventi che gli italiani dovrebbero sostenere economicamente nel caso in cui venisse approvata la normativa dell'Unione Europea sull'obbligo di ristrutturazione degli immobili per ridurre i consumi energetici. Una direttiva che avrebbe delle conseguenze anche sul tessuto economico locale. Hanno detto che le case, secondo loro, oltre un certo livello non possono più essere commercializzate. Quella è la proposta, una proposta folle, fuori di tutte le grazie di Dio. Noi abbiamo una proprietà diffusa in Italia. Il problema qual è? Che nei paesi di Oltralpe, per loro, non c'è una tradizione della casa come da noi. Da noi la casa di proprietà è occupata generalmente attorno al 70-80%, la sua è completamente capovolto. Il concetto della casa, del valore storico della casa, non ha nessun, per loro dopo 50 anni una casa bisogna buttarla giù, bisogna costruirne una nuova, bisogna fare business, questa è la testa di questa Europa. Europa che ci sta adesso veramente vuole regolamentare su tutto e sulla quale siamo pienamente in disaccordo. Se pensiamo che mediamente per i discorsi del superbonus, i dati dell'Enea, per ogni edificio si sospende circa 170 mila euro, ma è una roba folle. Cioè qui abbiamo veramente, non esiste, non ci sono soldi e a spese di chi? Chi è che tira fuori i soldi?